Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici, dunque siamo a Indreholm, dentro nel quinto episodio della nostra saga di Asgard. Siamo qui con Loki perché il costruttore è stato aiutato da qualcuno a costruire la torre, ovvero gli Jotunheim. Che vengono da Jotunheim. Una zona vietata. Meglio avanzare in silenzio. Muori con onore! Ti rinnega. Abbiamo capito che gli Jotun prendere i furtivi è un'impresa, Tutto il resto c'è il gioco base per prendere i nemici furtivi. Gli Jotun vanno menati a spadate sui denti. Da portiere, una lacrima di mia. E qua abbiamo il famigerato pinguento, immagino. Ho il pigmento. Dunque dileguiamoci come ombre alla luce. Lì c'è un altro Jotun, ma lo lasciamo lì, non andiamo avanti, usciamo fuori. Proprio che lo abbiamo sottovalutato. Sotto tuo consiglio, trova un modo per ostacolarlo. O gli offrirò te come ricompensa. Io vivo per servirti, dio dei corvi. Ok, possiamo accelerare. Torniamo alla torre con il pigmento. Siete sopravvissuti, che delusione! Gli invasori di Jotunheim li abbiamo sterminati. Per lo scroto di Buri, posso ucciderlo ora! Non abbiamo bisogno di questo traditore, termineremo la torre da soli. È il mio Ugr ad alimentarlo, è legato a me grazie alla magia del vostro regno. Hai corrotto le nostre sacre acque, non possiamo che ucciderti. Ma che intuizione! Dovrebbero chiamarti dio del senno di poi, il veggente del passato. Io terminerò l'iscrizione. Costruttore, tu resti qui. Voi altri, andate. Eretz, runa della protezione. Flagello della mia gente, ladro, menzognero, non ho costruito la torre per tenere lontani i tuoi nemici! L'ho costruita per intrappolarti! Ecco qua. Tu e quell'idiota di tuo figlio! Ho pagato la loro arroganza con la vita. Mi ha bloccato. La sua testa è scoperta. Come la raggiungo? Allora. In realtà sembra essere un re degli Jotun lui. O comunque un Jotun molto potente. Ma ce lo stiamo tenendo a bada. Hai plasmato i nove mondi, ma non ne hai il controllo. Controllarli? Mi basta non morire con loro.
Oh. Le tue ossa saranno le fondamenta del nuovo mondo degli Yotun. Il vostro tempo è finito. Si può più tornare indietro. Siamo ritornati, ti trascinerò con noi. Una volta che prendete un po' il moveset, ragazzi, lo fate, eh. Pestone. Stai insinuando? C'eri tu dietro a tutto, disonorevole, infido, bugiardo. Tu parli di onore, Freya. Il tuo letto ha accolto più uomini dell'intero regno di Midgard. Hai davvero un bel coraggio a parlare di lussuria. Tu hai messo al mondo un lupo. Non accetto prediche dal signore delle paternali. Colui che si eccita alla sola idea di poter dettare legge. E prima che tu brandisca il tuo martello, Thor, ricorda. Senza la tua arma vali quanto un troll. E sei due volte più stupido. Tu, fetido scroto gonfio degli scarti più putridi del cadavere di Ymir. Un patto di sangue non ti proteggerà. Ma tu non lo infrangerai, Hati. Non puoi. Tutti i tuoi sforzi per sfuggire al destino serviranno solo ad avvicinarti al suo corso. Fa attenzione. Potresti diventare l'artefice della tua stessa fine. Lascialo. Non creerà problemi finché suo figlio è prigioniero. Forse un assaggio di ferro gli tapperebbe quel buco. E ora, sapiente, siamo tornati al punto di partenza. Il Ragnarok giungerà. Siamo ancora in pericolo. Forse la soluzione è a Jotunheim. La chiamano magia dell'Ugh. Ci andrò di persona per scoprirlo. Finché non deciderò diversamente, l'isola custodirà il figlio di Loki, che nei tempi a venire diventi un rifugio per tutti i lupi. Veglierò su di lui come fosse mio figlio. Lascio il reame nelle tue sagge mani, mia regina. Se le mie saranno vuote quando tornerò, esse accoglieranno il mio fato. Perfetto, allora abbiamo sconfitto il re dei giganti, o comunque uno dei giganti di Jotun, di Jotunheim, quindi qui trema pesantemente Pad in questa zona, come se fosse, e continua a tremare, non smette, quindi mi si è buggato il Pad, ragazzi, basta che non mi si scarichi tutto veramente. Ecco, ora sta smettendo piano alla volta, no, ha ripreso a pulsare di potenza. Allora, dobbiamo raggiungere questo luogo, quindi viaggio rapido dalla torre, e dalla torre ci lanciamo per raggiungere i Bifrost, appunto, e da Bifrost andremo a Jotunheim, quindi niente male davvero. Quindi io avevo preventivato che potevamo andare a Jotunheim, ho detto magari hanno creato anche ambientazione di Jotunheim, ed è vero, c'è anche ambientazione di Jotunheim, ragazzi, a quanto pare. Quindi lì saremo in terra straniera da soli per cercare questa stramba magia. Loki c'entra in parte con questo, come si chiama, questa, eccola, Bifrost. Perfetto, ci lanciamo in acqua.
devo giocare tutto il tempo con il pad che vibra di potenza, quindi ok, chiamiamo la nostra cavalcatura e procediamo. Ragazzi, la saga di Asgard potrebbe essere ancora lunga, dite? Ci avranno messo tre boss, quindi il lupo, il costruttore, magari un altro gigante di Jotunheim, anche perché là saremo in terra nemica, quindi vedrò un attimo come gestirla la cosa. Ed eccoci qua sul Bifrost. È parecchio fastidioso il pad che continua a vibrare, credetemi. Spero non infici sul suono del, come si chiama, del video. In qualsiasi caso, ragazzi, io faccio quello che posso, lo sapete. Mi si era anche buggato mentre stavo combattendo il gigante, quindi ho dovuto farvi taglio di video e mettervi e unirvi due video. Credetemi che Asgard è veramente molto molto buggata come missione, quindi, e non è il primo bug o il primo errore di gioco che becchiamo da inizio. Ok, allora siamo giunti al portale per Jotunheim. Ok, missione completata a grande fine. Perfetto, in qualche modo siamo entrati nel portone. Facciamo ancora un viaggio tramite questo caricamento. Molto probabilmente questa è una specie di passaggio, questa grafica tra i vari mondi, i famosi nove mondi, Midgard, Asgard, adesso Jotunheim. Attendiamo la fine e poi vediamo che mondo si apre davanti a noi e per capire quanto ancora ci manchi per questa saga di Asgard. Fino ad ora io sto, secondo me è la più lunga saga che abbiamo fatto tra quelle disponibili. Abbiamo avuto una chain quest, una concatenazione di quest abbastanza lunga e tosta, soprattutto per i vari enigmi a cui siamo stati sottoposti. Quindi per ora secondo me era questa in più lunga di tutto il gioco. Poi ditemi la vostra se voi avete notato qualche altra questline. C'è da dire che quella precedente a questa qui, quella dove Basim stava indottrinando Sigurd, per chi ha visto l'altra playlist, era sostanzialmente quella lì come questline, era lunga, ma vi ho fatto tre episodi molto più lunghi del normale, soprattutto il terzo, da più di 40 minuti, quindi ammetto che qui vi sto facendo gli episodi da 29-28 minuti, quindi però siamo già al quinto episodio e stiamo andando avanti, quindi secondo me è veramente lunga questa qua. Ok, allora siamo arrivati al biancogelo. Ci siamo svegliati da Valka a Ravenstorp. Che cosa succede? Bentornato. Hai un viso radioso e occhi più sereni ora. Raccontami tutto ciò che hai visto. Io... ecco, sono stato ad Asgard.
nel regno degli dei. Allora, temevo l'arrivo del Ragnarok. Ricordo una profezia sul Ragnarok. La distruzione del mondo e la fine dei tempi. E le Norne mi parlavano del grande lupo Fenrir, assetato del mio sangue. Ma c'era qualcos'altro. Speranza. Non ero turbato dall'imminente cataclisma. Forse questa parte aveva lo scopo di ispirarti coraggio. Sei davvero in contatto con gli dei. C'è altro ancora? Ho visto con gli occhi di Odino. Ho visto con gli occhi di Odino, come dicevi tu. Nelle visioni incarnavo la sua forma, vivevo la sua vita. Nel suo corpo ero me stesso, ma ero mosso dai suoi scopi. I suoi pensieri mi erano chiari quanto i miei. Ero me, ma in lui coesistevamo. E cosa hai appreso? Più che apprendere, sentivo ogni cosa. I suoi timori, i dubbi, gli amori, le passioni. Incredibile. Che altro? Mi intrattenevo con Loki, l'ingannatore. Litigavamo spesso, come due fratelli, ma tale inimicizia degenerava. Mi svelava di avere generato un lupo e io mi infuriavo. Perché ti aveva nascosto la verità? Sì, poiché sapeva che i lupi erano banditi da Asgard. Ha ignorato un mio ordine. Forse la visione vuole suggerirti qualcosa. Che devi affrontare una paura e trovare il perdono nel tuo cuore. Forse, ma la visione proseguiva e io mi prefiggevo uno scopo. Per conseguirlo, avrei dovuto raggiungere Jotunheim. E poi mi sono svegliato. Interessante. Cos'altro ricordi? Non posso dire altro. Nient'altro. Niente che avesse grande importanza. Il sogno è svanito. Eivor, non avevo mai sentito di visioni come queste. Lasciami sola. Devo pensare a ciò che hai condiviso. La missione, ragazzi, l'abbiamo completata, quindi non possiamo più tornare ad Asgard, forse. Sempre più a fondo. Fatemi vedere. Allora, una serie di sogni è stata esplorata. Ora tocca la prossima. Oh! Bene, quindi possiamo andare avanti nella nostra missione di Asgard. Allora, dobbiamo andare a recuperare altre piante per Valka. Ma guardate dove sono. Sono in un territorio abbastanza distante. Quindi, ragazzi, io quasi quasi chiuderei qui con questo episodio. Per il momento interrompiamo la nostra serie di Asgard, perché è necessario andare avanti nella nostra quest principale per poter raggiungere quei territori. Ma la serie di Asgard riprenderà appena riusciremo a sbloccare ovviamente altri territori. Quindi, signori, che dire, se vi è piaciuto questa miniserie, che comunque riprenderà prima o poi, io vi chiedo di lasciare like oppure vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando metterò online un nuovo episodio della saga di Asgard. Noi ci vediamo come sempre alla prossima, vi ringrazio di aver visto questo video e ci vediamo sulla playlist ufficiale. Ciao ciao a tutti!